Sarà una battle molto rock and roll questa per il Team Pelù. Il primo a salire sul palco è forse il concorrente più hard rock di questa edizione di The Voice, Giacomo Voli. Vuole conquistarsi un posto nell'Olimpo di The Voice. Fatevi sentire per Dejanira Giannarelli. Che la battle abbia inizio. Mama, take these bats for me. I can use it anymore. It's getting dark. Per questa performance io ho visto entrare in questa sala il dio del rock and roll che ha aleggiato su questo palco, ha baciato Giacomo e Dejanira e gli ha detto long live rock and roll. Vorrei essere in te veramente anche per la possibile risposta di chi verrà eliminato, per i decibel della possibile risposta di chi verrà eliminato. Ax, Dejanira, giusto? Si è difesa benissimo, ma Giacomo penso riuscirebbe a sparare acuti anche su un pezzo di Barry White. Se c'è uno dei due di picche nella mia vita di amore non corrisposto che mi ha fatto male durante le blind è proprio quello di Giacomo, quindi ancora ce l'ho su. Però, wow, basta, che altro ti devo dire? Zia, hai spaccato, zio, tu spacchi tutto. La tua voce è internazionale. Noemi! Ma io penso che voi ci siate arrivate alle porte del paradiso, avete preso delle note incredibili. A me quest'uomo dal capello lungo piace molto. Bravo! Anche questa donna dal capello lungo. Direi che a capelli sono messi bene tutte e due. Piero, mi devi dire chi vuoi portare a knockout fra Giacomo Voli e Dejanira Giannarelli. In questo momento sto bussando alle porte dell'inferno più che del paradiso. In queste settimane Dejanira ha messo, no un turbo, il triturbo ha messo e stasera ha cantato da paura.
Giacomo è stato all'altezza delle aspettative. Assolutamente. Devo valutare tutta una serie di ragioni. E una di queste è che la mia squadra è composta in grandissima parte, anzi proprio per la maggioranza, da voci femminili. E quindi anche per portare avanti qualche voce maschile e qualche maschio in questo gioco, Dejanira, perdonami. Il vincitore è fucking Giacomo! Giacomo Moli vince questa battle molto rock and roll. Oh, piangono anche i metallari allora, hai visto? Complimenti a Giacomo Moli. Ci rivediamo ancora più rock and roll ai Knockout.